22 aprile 2018 Milano Caramoco CIS, 29 anni. La Press e dopo il Parma, anche il Bari compie il blitz al Partenio Lombardi superando in rimonta un Avellino sempre più in crisi. E, CIS al 91esimo minuto a regalare i tre punti ai pugliesi che subito si rialzano dopo il K.O. ad Ascoli salendo ora al 4° posto in classifica. Buio nero per l'Avellino che non vince dal 24 febbraio avendo raccolto nelle ultime 6 gare appena 3 punti. Novellino, G in discussione prima del match, ha ormai le ore contate con un Avellino stanco fisicamente e mentalmente che ora rischia grosso in classifica. Novellino ne cambia 5, Novellino cambia nuovamente veste tattica dopo il co interno con il Parma optando per un 4-4-2 con ben 5 novite tra cui il rispolvero di Vaiusci per la prima volta in campo da titolare, grosso nonostante il co ad Ascoli non modifica il 4-3-3 con il tridente Galano Nen in prota. Che si mette subito in mostra al 10° minuto quando Galano con una gran conclusione a giro di sinistro impegna Lezzerini. L'Avellino prova a fare la gara ma sempre il Bari a sfiorare il vantaggio, al 25esimo minuto Iocolano con un sinistro velenoso dal limite a calciare di un soffio a lato. Novellino inverte gli esterni, una mossa che viene subito premiata Percia al 31esimo minuto alla prima occasione, che poi sarà anche l'unica di tutto il match, l'Avellino passa. Krejčić recupera palla in mezzo al campo e serve Vaiusci che in area con un gran destro a giro infila Mikai. Una prodezza per l'esterno albanese, di gran lunga il migliore in campo per i suoi. Il Bari accusa il colpo e reagisce solo sul finire del tempo, al 43esimo minuto, quando sul cross di Balkovic in area Nen svetta di testa mandando la sfera di poco alta sulla traversa. Secondo tempo, la reazione pugliese, per arriva subito nella ripresa con Henderson che sfiora il pari con due conclusioni dalla distanza, prima al 47esimo minuto e poi al 55esimo minuto, ma in entrambe le circostanze l'Avellino si salva. L'1-1 solo rimandato Percia al 64esimo minuto arriva, Iocolano dalla sinistra crossa in mezzo, Nen anticipa Krejčić e con un preciso colpo di testa rimette le cose a posto. Il Bari inizia a credere anche nel sorpasso che per poco non arriva al 71esimo minuto quando in prota lanciato in contropiede spara in porta trovando la deviazione di Laverone che rischia l'autogol, la sfera per termina fortunosamente in corner. Al 75esimo minuto ancora Bari pericoloso, sulla punizione di Galano irrompe al centro dell'area Bascia che di testa manda di un soffio a lato. L'Avellino sulle gambe e il Bari continua ad insistere. All'80 minuti i pugliesi sprecano l'1-2 quando Galano imbecca in prota in area che grazie agli rapini calciando di poco a lato da buona posizione. Grosso crede nel sorpasso ed inserisce prima Floro Flores e poi Cis. E fa bene Perch proprio Cis al 91esimo minuto pesca il jolly dell'1-2 con un gran destro fuori dall'area che si insacca alle spalle di Lezzerini, vittoria meritata dei pugliesi che fanno festa con gli 800 tifosi al seguito.